Vai. Buongiorno. Allora, partiamo con i prossimi due appuntamenti che sono vicini, 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 vicini. Guardate bene, c'è qualcosa che non ti torna. No, voglio essere sicura che si senta, dammi il tuo telefono. Aspetta che devo sbloccare, se no non lo farai mai. Allora, domani pomeriggio alle ore 18 sarà nostro ospite in libreria Marco Cassardo, che ha scritto questo libro uscito per Mondadori a fine dell'anno scorso. Marco Cassardo è un autore che ha già scritto un po' di libri, non so se è il primo che ha pubblicato con Mondadori, ma diciamo che è sicuramente è un romanzo. Uno dei suoi romanzi più importanti. È un romanzo che parla di un'amicizia che dura forse tanto, tant'anni, perché parte da metà degli anni 30 e arriva quasi arriva al 2000. E assieme alla storia di questi due ragazzi, piemontesi, c'è anche la storia che si racconta, il loro racconto è anche quello della storia dell'Italia. Se avete letto Prima di noi di Fontana, se vi piace quel tipo di romanzo lì, che è un romanzo di amicizia, ma anche un romanzo corale, vi consigliamo questo romanzo, ma soprattutto vi consigliamo di ascoltare Marco Cassardo domani, che alle 18. È uno dei libri che è stato proposto al Premio Strega, lo ha candidato Marco Missiroli, giustamente perché penso che sia proprio un libro, un prodotto degno del Premio Strega. Quindi Marco Cassardo, Eravamo Immortali, domani alle 18. Mentre continua il nostro gruppo di lettura ed l'appuntamento è per martedì 12 di marzo alle 20:30. Povere creature, Safarà Edizioni, Povere creature, che qua c'è la sopra copertina, che è quella del film, perché insomma questa era uscita settembre-ottobre di questo mese, dell'anno scorso, in questo formato, e Povere Creature è il libro da cui hanno tratto ispirazione. Forse c'è un telefono che fa un po' di Sì, silenzio, messaggio. scusatemi. Il film che domenica vedremo quanti Oscar si porta a casa. Quindi il 12 di martedì 12, chi vuole essere, anche se, come dire, se è la prima volta che venite, se avete voglia di parlare di questo libro, noi ci troviamo qua in libreria, aperta a tutti alle 20:30. Questi sono i due impegni. Non devo dire degli altri, Paola? No, non c'è No, altro. perché c'è sabato dopo, ma io non mi ricordo, cioè dobbiamo, lo diciamo più avanti. Vai, prego, cara. Allora, siccome se qualcuno ancora non se ne fosse accorto, oggi è l'8 marzo, allora ho pensato di fare una scelta principalmente di autrici, ma oppure di libri che parlano di donne. Non è una gran novità perché lo facciamo quasi sempre, però questa volta anche in maniera ragionata. Allora, cominciamo con un libro molto particolare, Marian Engel, Orso, la nuova frontiera. La Engel è una scrittrice canadese del 1933, quindi è un'autrice anziana, insomma, bella grande. Il libro è del 76, è stato pubblicato adesso dalla Nuova Frontiera. È un libro che consigliamo perché mi ha molto divertita, devo dire, l'ho trovato particolare. Se ne sta parlando abbastanza perché in un'estrema sintesi si racconta la relazione amorosa fra una donna e un orso. E detta così uno dice: mamma mia, che roba assurda. In realtà un po' meno assurda, è abbastanza assurda, ma non così tanto, ecco. La protagonista è un alchimista che va in questa casa meravigliosa, ottocentesca, lasciata in eredità all'archivio da un colonnello, e
il compito di verificare la biblioteca, capire che cosa c'è, perché l'associazione di cui fa parte, l'ente di cui fa parte, è un ente storico che recupera appunto lettere, mappe, libri di determinati periodi storici che raccontano la storia del Canada. Quindi lei va in questa piccola isoletta che adesso è diventata proprietà appunto dell'ente archivistico a fare una verifica di quello che è stato donato. Assieme alla casa meravigliosa, ottocentesca, tutta bianca, piena di vetro, eccetera, c'è anche un orso. Un orso evidentemente ammaestrato comunque sia. Che vive nella casa. Che vive in un capanno. A Vitalino. E lei, una donna piuttosto solitaria e anche piuttosto particolare, instaura una relazione con questo orso. E devo dire che il libro è molto breve, sono 120 pagine, quindi un racconto lungo quasi, è molto incentrato anche sul racconto della natura, sul racconto di questo luogo assolutamente meraviglioso, con una natura piuttosto incontaminata, selvaggia, che lei scopre essendo una cittadina, insomma così. E poi vabbè, è là in rapporto con questo animale che cresce via via che passano i giorni. Il libro devo dire che è abbastanza divertente, non è morboso come potrebbe sembrare, ecco, da un racconto stringato. La relazione amorosa c'è, è vera, non è metaforica, ed è quindi anche molto divertente capire come l'autrice quasi 50 anni fa abbia raccontato, come dire, una storia fuori dai denti e sopra le righe, come potrebbe essere quella di una donna con un animale. Quindi, se volete, come dire, distrarvi, si legge un paio d'ore, direi che è un librino da tenere d'occhio. Tu lo leggi un paio d'ore, ci vedo 4 giorni. No, perché anche scritto è veramente una scrittura molto semplice. Quindi si legge facilmente. Sì, magari, no, sono 2 ore. Magari, sì, 2 ore che sono accettate. Certo. Però se uno le appunte di fila, una bella domenica, che sta domenica piove, ad esempio. E continuo, visto che siamo sulla provocazione, con Gabrielle Blair e Iaculate responsabilmente. Feltrinelli. Allora, il titolo, che è ovviamente scelto in maniera provocatoria, è però esattamente quello di cui parla l'autrice. Lei è una designer americana con 6 figli, quindi niente a che fare con un femminismo bacchettone o, come dire, anti-uomo. Ma racconta, lei questa cosa l'ha raccontata in un blog che è stato anche molto famoso, sostiene questa tesi, che è una tesi più che condivisibile, di come di fatto il principale responsabile delle gravidanze, e desiderate e indesiderate, sono gli uomini. Questo perché lei fa un semplicissimo conto all'inizio, poi ovviamente il libro punto per punto parla di gravidanza, contraccezione, aborto, nascite, genitorialità, insomma tutti argomenti molto contemporanei, molto discussi. Ma parte da questa semplicissima constatazione. Le donne hanno in un mese 24 ore in cui sono feconde, 24 ore che non sono per niente rintracciabili, se non in maniera vaga, con vari metodi, ma tutti empirici e tutti molto discutibili e soprattutto poco certi. L'uomo per 30 giorni al mese, per tutti i giorni della sua vita, fino alla fine della sua vita, è fertile. Quindi di chi dovrebbe essere la responsabilità dell'attenzione alla gravidanza? Principalmente dell'uomo. E invece sono le donne che, pur avendo una finestra piccolissima di ore all'interno di un mese di fertilità, si fanno carico per tutta la vita fertile di usare anticoncezionali, di avere spirali, di comprare preservativi quando servono, insomma hanno tutto il carico
del controllo della propria delle nascite o di una gravidanza voluta o meno voluta. Quindi con questo semplicissimo conto comincia e parla principalmente agli uomini e anche alle donne. Direi che atteggiamento che ormai è molto frequente, quello di rivolgersi agli uomini per creare una nuova coscienza, una nuova responsabilità. E devo dire che questo librino, anche questo breve e semplice, che va a capitoloni, gli uomini hanno maggiore controllo del loro corpo e dei loro impulsi sessuali di quanto ci piaccia ammettere. La gravidanza non dovrebbe essere un castigo. Lo squilibrio di potere tra uomini e donne è reale. Insomma, temi grossi di cui si discute continuamente e sui quali bisogna mantenere alta l'attenzione. Insomma, io lo consiglio alle donne, ai ragazzi e alle ragazze, insomma, un po' di consapevolezza lì. Vai. Allora, anche io ho scelto, direi, sì, tutti, a parte i due illustrati, titoli scritti da donne. Ce ne sono, parto con due. Allora, mi aggancio alla casa editrice di Paola, che è La Nuova Frontiera, per segnalarvi un libro che è uscito non tanto tempo fa, Laila Martinez, Il Tarlo. Questo è un libro, è un'opera prima di una scrittrice e traduttrice spagnola. Abbiamo capito, scoperto e dedotto che la Nuova Frontiera lavora molto con la Spagna o comunque tutti i paesi di lingua spagnola, Sud America, così. Il Tarlo è un horror. Punto. Proprio cambio completamente registro dalle scelte di Paola. È un horror nei canoni classici dell'horror, quindi l'horror di Shirley Jackson, l'horror di chi, non riesco a dire horror, l'horror di Stephen King quando scrive horror. È un romanzo breve, è ambientato anche questo in una casa, e anche questo è un altro, sono molte case in una casa di campagna, nella campagna spagnola. Le protagoniste sono due, una nonna e una nipote, ma la terza protagonista importante è la casa, una casa abitata. Il tarlo a simbolo di una casa, una casa piena di cose. La casa è la terza protagonista di questo romanzo. Le voci. I capitoli sono a voci alterne, quindi prima c'è la nipote e quella nonna che, come dire, raccontando le cose, spesso ribaltano il punto di vista. Al centro di tutto c'è un fattaccio, un delitto che è stato commesso, ma ci sono anche tutte le cose che sono successe in questa casa e tutto il non detto. È un romanzo, secondo me, consigliatissimo. È un romanzo breve, è un romanzo con al centro il non detto, con al centro i legami familiari e che ha un ritmo veramente, veramente molto ipnotico. Quindi Il Tarlo di Laila Martinez per La Nuova Frontiera, mentre in modo molto più leggero. Anche qua c'è da casa, si racconta di una casa, o comunque anche la casa è protagonista in questo secondo romanzo tradotto in Italia da Eodi di Virginie Grimaldi, che ha scritto una vita bella, è uscito poco prima di Natale, è stato un libro molto, mi è piaciuto molto, e lì si parlava del ricongiungimento di due sorelle perché da anni non si parlavano. I protagonisti in questo caso sono tre persone, Iris, Teo e Jean, che sono, Teo è un giovane ragazzo con un passato difficile alle spalle, un ragazzo di 18-19 anni, Iris è una giovane donna di 33 anni, da poco, sola, rimasta sola da poco e molto triste, con tante cose da gestire. E
la terza protagonista di Jean, che invece è una signora di 64 anni, rimasta vedova da poco. Questi tre personaggi con il loro passato, si trovano in modo così accidentale, in modo fortuito, a convivere assieme. E questo romanzo è il racconto di questa condivisione e del percorso che loro fanno assieme in questa casa. E tutto molto facilmente, come dire, leggibile, gradevolmente leggibile. È un romanzo un po' per tutti. Chi ha letto Una vita bella sa di che cosa parliamo. Quindi è un'autrice francese, c'è un romanzo, c'è la lingua, come dire, c'è il tipo di racconto del racconto della narrativa francese, e questo è appena uscito. Quel che resta, Virgilio Grimaldi. Restiamo un pochino sul tema francese con Ilaria Gaspari, La reputazione, Guanda. Perché dico francese? Intanto perché Ilaria Gaspari è un'autrice italianissima, ma che spesso fa riferimento alla Francia, intanto perché ci abita per gran parte dell'anno, e poi perché si è laureata alla Sorbonne, perché si occupa di Proust da moltissimo. E perché la sua prosa è molto, molto francese, nel senso che ha quella leggerezza e quel tocco fra il malizioso, il sarcastico e il leggero che soprattutto il cinema francese ha, ma che anche gli scrittori contemporanei francesi. Il libro racconta. È andata negli anni 80 a Roma. Le protagoniste sono la proprietaria e le dipendenti di una boutique Josephine, che ai Farioli ha ricreato un angolo di Parigi. Josephine è il nome della boutique, Marie-France è il nome della proprietaria, che è una donna francese, appunto, trasferitasi in Italia molti anni prima. Non si sa quanti, perché lei mente sulla sua età, quindi a volte sembrano 30, a volte sembrano 20, a volte sembra l'altro ieri. Una donna molto bella, molto raffinata, molto francese, che ha costruito sul suo gusto e sul suo modo di consigliare alle donne la moda, il successo di questa boutique. Il libro racconta con grande leggerezza, no, il tema appunto della bellezza, del ritrovarsi nel proprio corpo, dello sguardo delle donne sulle donne, e sembra finita lì. In realtà, a un terzo del libro c'è uno switch importante. Questa boutique glamour dove tutte le donne vanno e si sentono delle principesse, a un certo punto diventa in realtà il teatro di maldicenze. Scompare una ragazza nel quartiere, una ragazzina nel quartiere, e in un modo che non racconto e che comunque si capirà, il motivo per cui viene incolpata non certo una persona singola, ma l'entourage che gira all'interno di questo negozio. Questa calunnia, questa voce fa sì che i fasti del negozio lentamente comincino a decadere. Vengono incolpate le persone che ci lavorano, in particolar modo la proprietaria, che è ebrea. E, con la scusa mi certo, e, cresce proprio il tema del razzismo e il tema appunto della maldicenza. La maldicenza, sappiamo, ce l'hanno insegnata, abbiamo degli spettatori, è un venticello che si gonfia. E nel vero stile operistico, Ilaria Gaspari ci racconta come una parola può distruggere un'intera vita. È un libro molto interessante. Ilaria Gaspari ha una grande sensibilità e racconta con gentilezza cose molto profonde. Insomma, a me piace molto,
un'autrice particolare che consiglio sempre molto volentieri, una giovane donna, dico giovane perché non so quanti anni abbia in realtà, ma comunque è giovane nell'aspetto dei pensieri e nelle cose che racconta, che mi piace sempre consigliare. Continuo in attesa che torni Beatrice con un giallo, un thriller, come nel mio stile preferito. Juan Gomez Jurado, Tutto brucia, Fazzi. L'autore è un uomo, ma l'ho scelto perché le protagoniste sono tutte donne, come nella Ocean Eleven al femminile che abbiamo visto al cinema, anche in questo libro le protagoniste sono donne, donne arrabbiate che vogliono un riscatto dalla vita per motivi vari, ognuno il suo, che si trovano insieme ad organizzare una rapina. Un libro che dire cinematografico è poco, infatti mi aspetto veramente che venga tradotto a breve in un film, ha il ritmo, le inquadrature, le motivazioni e le protagoniste che sono perfette per un film, appunto cito Ocean Eleven, okay. Proprio perché è molto così, c'è una costruzione di una rapina, ma anche prima della rapina una serie di azioni che queste donne... sono un'ex legionaria e un'ex lavoratrice di una finanziaria che cade in disgrazia perché è messa, insomma, come dire, usata come capo espiatorio di un fallimento bancario, che vogliono rivolgono indietro la loro vita e quindi costruiranno questo furto spettacolare e devo dire un libro che ti tiene lì e te lo immagini, è cinematografico alla massima potenza, io credo e spero che facciano un film perché ha tutte le carte. È spagnolo, lui è un grande autore conosciutissimo in Spagna, madrileno, ha scritto molti gialli prima di questo e qui dicono che inaugura una nuova trilogia. Lui è quello che ha scritto la trilogia della Regina Rossa, Lupa Nera, sempre per Fazzi. E questo è il primo di una nuova trilogia. Mi auguro appunto che riguardi le protagoniste, penso di sì, perché sono tre donne veramente particolari. Super, super consigliato. Allora, vi segnalo che sono usciti due libri, e sono proprio usciti questi giorni, e quindi Elizabeth Day, Confessione di un'amica. Allora, Elizabeth Day ha scritto è un'autrice inglese, ha scritto per Mary Foster due libri che a Paola sono piaciuti molto. Uno è Il Party e l'altro La Gazza. Sì, bene, perfetto. Lei è molto bella entrambi. E ho detto che bello, è uscito un libro di Elizabeth Day, così la Paoletta è contenta. Questo è un saggio. Bene, non lo leggevo. No, è un saggio sulla confessione di un'amica. Ma devo dire che cioè, ho visto che era uscito, l'ho ordinato, cioè per me questo era un libro. In realtà dopo sono andata a leggere la sinossi e ho capito delle cose, poi sfogliandolo, è assolutamente un saggio. Lei parte da una sua riflessione durante il lockdown dell'essere passata da avere una vita piena di appuntamenti, non disdire nulla, non prendere qualsiasi treno per avere tutte le relazioni possibili. Possibili a un momento in cui tutto si ferma, tu sei da sola o comunque con poche persone e quindi fare questa riflessione su quello che resta, quello non dico da salvare, ma comunque quello che è più o meno importante e relativamente al rapporto della sua amicizia. E quindi ha scritto questo saggio che è diviso per capitoli e alcuni capitoli sono molto interessanti. Vabbè, a parte con la pandemia, cosa ho imparato sull'amicizia grazie al lockdown. Dopodiché c'è stringere l'amicizia, perché lo facciamo. Poi c'è un altro che è l'amicizia oltre alla differenza d'età. L'altro è il ghosting, quando gli amici scompaiono. Le amicizie maschili, l'importanza del genere e il dilemma di Ale ti presento Sally. E quindi tutte queste sfaccettature che sono veramente molto interessanti, le ha divisi per macro gruppi molto... Non avere figli quando tutti i tuoi amici ne hanno,
L'amicizia nell'era digitale, migliori amici, poi vabbè, conclusioni. E quindi è un saggio scritto da un'autrice che piace tantissimo. Quindi io ho letto qualche capitolo, mi sembra veramente, oltre a quello che dice, anche come ha impostato il libro, assolutamente da segnalare. Quindi, Vabbè, dai, lo leggo. grazie. No, perché non è vero, è interessante. L'ultima segnalazione dal punto di vista delle uscite, è passata a Mondadori Maddalena Fingerle con pudore. Maddalena Fingerle ha scritto, aspettate che non mi ricordo mai, cioè, Lingua Madre per la casa editrice Italo Svevo, che come esordiente ha vinto veramente tantissimi. Tantissimi, ha avuto molti riconoscimenti. Io l'ho incontrata, mi sa a Torino, che con gli esordienti insieme a Zannone avevano fatto una sorta di incontri. E Pudore racconta il percorso che fa questa ragazza Gaia, che dopo rimasta sola perché la sua fidanzata, che si chiama, non me lo ricordo più, ma adesso ve lo dico, non lo so, Veronica, che dopo essere lasciata da Veronica, fare un percorso di diventare il più possibile simile all'ex compagna. Sono due donne che arrivano da due estrazioni sociali completamente diverse, una è del nord, l'altra del Salento, con dei percorsi diversi, e parte dalla fine del rapporto e da quello che lei, dal desiderio che ha questa donna di diventare il più possibile simile alla sua compagna. Basta, fine. Ve lo segnalo. Ho Allora, finito. io faccio l'ultima Sì, perché domanda e poi vai dopo con... Va non so se bene, poi la io chiudo. Ho chiudo. visto dei movimenti Allora, strani. Ah, no, questo, forse possiamo come anche dire, farlo, scusateci. è un libro che non ha bisogno di Vabbè. tante spiegazioni. Cara Giulia, di Gino Cecchettin, aiutato dal giornalista Marco Franzoso. Giulia è Giulia Cecchettin, la ragazza uccisa a novembre scorso, di cui abbiamo seguito, devo dire, minuto per minuto la scomparsa fino alla scoperta dell'uccisione, e che perché era il momento, perché i suoi parenti sono persone particolarmente illuminate, perché la sorella ha preso a mano una battaglia che è diventata poi una battaglia di tutte e di tutti. Giulia è diventata un simbolo. Il padre in questo libro la racconta, racconta ovviamente anche il fatto, ma racconta molto di quello che era Giulia e di quello che questo atto allucinante ha portato via a tutti. Alla famiglia in primis, ma a tutti quanti, e di quanto questa disgrazia, questa tragedia assurda possa invece insegnare ancora una volta a tutti e a tutte a diventare persone migliori, insomma, e a stare attenti, non tanto ai segnali, ma stare attenti a come si educano i propri ragazzi. Famosa, oggi ho visto al telegiornale, sono state molte manifestazioni Sì, in guarda, Italia sì, ho visto per anch'io. l'8 marzo, moltissimi cartelli con scritta la famosa frase di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, non è un mostro, è stato il vostro bravo ragazzo, frutto del patriarcato. Ecco, direi che le parole di Elena siano state veramente una sorta di sveglia nazionale. Mai come dal momento dell'uccisione di Giulia in poi c'è stata come dire, un'apertura di coscienza, sperando che questa cosa continui e che soprattutto insegni agli uomini, senza far finta, senza far sconti, che cosa devono fare e come devono cambiare, perché questo è il vero modo perché le cose cambino. Nel frattempo continuano a morire donne uccise una quasi al giorno. È straziante, ve lo dico, però
Vale la Una pena. volta è venuta Vale proprio una cliente e mi ha detto, vabbè, non, come faccio a non prenderlo, però la pena. Però lei so già. già cosa ho davanti. No, io basta, dopo Giulia direttamente mi metto qua, se non ci guardo non Allora, aggiungerei io altro. chiudo Mi perché. sembra il caso, no, vi ricordo solamente l'appuntamento di domani con Marco Cassato, ecco questo, giusto ricordarvi, ore 18 in libreria, ci vediamo domani per chi vuole.